Salve a tutti, si sta per chiudere il 2023, quindi volevo salutarvi personalmente mettendoci, come dire, la faccia dopo tanti video con grafici parlanti. È un 2023 straordinario da un certo punto di vista, lo ricorderemo, davvero sono saliti quasi tutti gli asset di investimento, anche abbastanza a sorpresa nella prima parte, poi dopo il mercato ha dato più messaggi, è stato più convincente nel farlo fino a questi massimi di fine anno e allora ci sta un po' spiazzando per quanto riguarda il 2024, così come spesso accade quando un mercato si riporta vicino ai massimi storici o massimi relativi, ci sta spiazzando. Non voglio però parlare in questo video degli scenari, ne abbiamo già parlato del fatto che le obbligazioni in questo momento scontando 5, 6, anche 7 tagli stanno probabilmente scontando qualcosa più di un soft landing, un atterraggio come dire turbolente, mentre il mercato azionario è più concentrato sul soft landing, c'è questa divergenza, ma non voglio parlare di approfondire questo in questo video. In questo video volevo appunto uno salutarvi e ringraziarvi come community perché stiamo crescendo davvero velocemente, davvero tanto, e vi ringrazio per i commenti preziosi che ispirano nuovi video e anche nuovi articoli sul Sole 24 Ore. Trovate sempre il link di questi contenuti, dei miei articoli in descrizione. Ispirano anche le puntate del podcast Crypto che sta crescendo anch'esso molto velocemente e molto bene. E oltre che ringraziarvi, volevo appunto trasmettervi una operatività non sul mercato, ma dal punto di vista del mindset che ogni volta che finisce un anno vado a compiere, e quindi ve la voglio condividere, magari chiedendo cosa ne pensate, se anche voi fate una cosa del genere. Ora io molto banalmente, quando sta per terminare un anno, prendo un foglio e per ciascuno dei portafogli che ho a mercato, in questo momento ho tre portafogli, uno di natura pigra, uno di natura più tattica legata ai cicli macroeconomici, di cui parliamo spesso anche in questo canale, e anche uno ancora più tattico legato all'operatività in opzioni finanziarie, di cui ogni tanto vi accenno e ho scoperto anche che è una tematica che vi interessa molto, e quindi ogni tanto vi offro qualche contenuto da questo punto di vista descrivendomi le opzioni. Però per ciascuno di questi tre portafogli, oltre ad avere il bilancio di fine anno, non mi faccio inorgoglire qualora questo sia andato bene o molto bene, perché l'overconfidence è un caro nemico di noi investitori, così come cerco di imparare dagli errori. Allora, in questo caso, per ogni portafoglio vado a scrivere proprio con la penna, non con il computer, perché secondo me scrivere su carta con la penna, come si faceva un tempo ormai, aiuta meglio dal punto di vista del processo cognitivo mentale a elaborare il tutto e anche a memorizzarlo con più forza. Quindi scrivo sia tutti quelli che sono gli errori che ho commesso o tutte quelle che sono le occasioni che ho perso, e scrivo anche quelle che sono state appunto le emozioni che ho vissuto, che ho cercato di non vivere in realtà, perché poi un investitore consapevole dovrebbe essere sempre scevro dalle emozioni, ma è abbastanza inevitabile quando si è a mercato, e quindi bisogna però cercare di combattere l'avidità e la paura, che sono poi i grandi nemici di noi investitori. Comunque faccio un resoconto scritto andando punto per punto a proprio farmi un esame di coscienza, pregi e difetti dell'operatività legata a quel portafoglio, e questo mi aiuta a capire meglio appunto dove focalizzarmi per quanto riguarda il prossimo anno, andare anche a capire eventualmente su cosa spingere, quello che mi ha portato ad ottenere performance più importanti, quelli che sono stati gli errori da evitare per il prossimo anno, perché ripeto, quello che è il percorso dell'investitore è un percorso di continua crescita, non c'è mai un momento in cui ci si può sedere, rilassare in panciolle, dire ho capito tutto e quindi da ora estrarrò per sempre alti rendimenti dai mercati finanziari. Un percorso di grande umiltà, ma di grande professionalità. Queste due caratteristiche in qualsiasi ambito della vita, a mio avviso, compreso quello degli investimenti, poi portano ad importanti risultati: costanza, crescita, umiltà e professionalità. Anche aggiungo pazienza, citando Warren Buffett, e mi piace molto la frase con cui
questo grande investitore che conosciamo tutti, sottolinea che il mercato è quel posto in cui i pazienti, gli impazienti regalano soldi ai pazienti, quindi anche la pazienza tra le virtù dell'investitore. Quindi con pazienza ci si mette a fine anno e si scrive su penna, carta con la penna, appunto, non con il computer, mi raccomando, almeno questo è quello che faccio io. Si descrive una sorta di diario, di flusso di coscienza anche, portafoglio per portafoglio, e a quel punto poi rileggendolo avremo cementificati, nel bene e nel male, quelli che sono stati i nostri spunti più importanti e quelli che sono stati eventualmente i nostri errori. Fatemi sapere se anche voi fate questo da questo punto di vista, eventualmente con quali portafogli operate, su quali orizzonti temporali. Ovviamente ognuno di noi ha un proprio obiettivo di vita, un proprio portafoglio, quindi ecco perché molto spesso quando mi fate domande dirette sul vostro portafoglio, uno, non posso rispondervi perché non offro consigli finanziari, ma due, non conoscendo tutta, chiaramente la situazione personale, ogni risposta sarebbe, incompleta e inesatta proprio per definizione, però ognuno sa quello che è il proprio portafoglio o portafogli da costruire, da vestire su come proprio abito personale nella presenza a mercato. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa tecnica molto semplice di andare a fare attraverso un flusso di coscienza scritto su foglio un esame di quella che è la propria operatività di questo 2023, e fatemi sapere anche cosa ne pensate. Per quanto riguarda il 2024, ripeto, un anno che si apre con tante incognite, ci sono le elezioni presidenziali americane, c'è un mercato che sta scontando già nei prezzi, tanto nei bond quanto nelle azioni, lo scenario perfetto, la Goldilocks economy, la rolling recession, il soft landing, chiamiamolo come vogliamo, ma il mercato sta davvero scontando il meglio, e quindi bisogna, a mio avviso, fare anche attenzione qualora poi ci sia un trigger contrarian da questo punto di vista, ma ovviamente questo poi dipende, come al solito, dal tipo di portafoglio che ognuno ha e dall'orizzonte temporale. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate, e soprattutto vi rimando gli auguri per un fantastico 2024 da vivere ancora una volta insieme, mi auguro, e sempre più numerosi sui vari profili e sul Sole 24 Ore. Alla prossima!